benvenuta a Vite di Cantina. Oggi siamo in un contesto che è quello della vostra azienda Suentu e anche oggi il vento ci accompagna. Abbiamo il piacere di venire spesso qui a trovarvi per le belle novità che voi proponete sul mercato, ma proponete anche come eventi. In questo momento storico anche le mascherine ci danno la possibilità di lavorare in sicurezza. La domanda che voglio sottoporti è: la prima volta che tu sei entrata in contatto col vino, che ricordo hai? Ah, sicuramente il primo ricordo è legato all'olfatto, quindi all'odore che si respira, all'aria che si respira in una cantina, nello specifico alla piccola cantina, al garage di mio nonno, dove vinificava e faceva qualche centinaio di litri di vino, però il primo ricordo è sicuramente legato al tipico odore della cantina, al post vendemmia, nel senso quando comunque c'erano dei piccoli contenitori in fermentazione, quindi sicuramente legato molto alla parte olfattiva. Quanti anni avevi? Sicuramente meno di 6 anni, uno dei primi ricordi che ho sicuramente. Ecco, quella è stata un'impronta che ti ha permesso oggi di fare comunque un percorso di vita, perché poi sono scelte importanti, no? Nella crescita si può essere deviati da quella che è la tradizione familiare. Tu, i tuoi fratelli, ma con i tuoi genitori avete tenuto fede a quella che è non solo una passione, ma anche una tradizione molto forte. E oggi sei una donna del vino. Sì, posso considerare una donna del vino, visto che buona parte del mio tempo è impegnata nel vino e nel mondo della cantina e della vigna. Ho anche poi approfondito e iniziato anche un percorso di studi in viticoltura e enologia, quindi che mi permette, oltre al lavoro, anche di avere una formazione anche più specifica, più tecnica nella parte enologica e di vigneto. Il mondo, la Sardegna, il vitivinicolo sta attraversando un momento straordinario e ripeto, queste mascherine ne sono una dimostrazione. Ma io volevo chiederti quanto c'è di te in quella bambina che entrava nel garage del nonno, che si confronta col mondo, perché voi avete a che fare col mondo intero, dall'America all'Oceania piuttosto che a tutto il globo. C'è ancora tanto, perché comunque penso che in questo lavoro e in questo mondo non si finisca mai di imparare, quindi ogni anno, ogni vendemmia c'è sicuramente la curiosità, la voglia di scoprire cose nuove, insomma, non si smette mai di imparare, ogni anno si impara qualcosa di nuovo, quindi in quel senso si è sempre bambini, si è sempre in crescita anche nella parte di conoscenze, nella parte di emozioni e di tutto il mondo che racchiude poi il vino. Grazie.